Uomini e donne, Raffaella Mennoia sommersa da pesanti critiche. Può la condivisione di un post scatenare un vero e proprio putiferio mediatico? Nell'era dei social sì, questo è possibile. Mancano pochi giorni alla prima registrazione del Trono Classico e i fans più agguerriti non hanno ancora gettato nel dimenticatoio lo scandalo legato a Claudio Sona. Come ben sapete, il suo ex, Juan Franz Sierra, ha accusato il protagonista del Trono Gay di essere stato fidanzato con lui per tutta la durata della sua esperienza nel salotto di Maria. Il pubblico di Uomini e Donne non ha gradito la vicenda, né il silenzio della redazione, ed è bastato un semplice post di Raffaella Mennoia per innalzare un nuovo polverone. I fans di Uomini e Donne contro Raffaella Mennoia. Raffaella Mennoia è molto attiva sui social ed è solita dire la sua, velatamente o esplicitamente, in merito alle vicende che si susseguono nei programmi di Maria De Filippi. Qualche giorno fa, la storica redattrice ha postato una foto che ritrae un lupo corredata da una didascalia, che narra di un'antica leggenda Hiroki, quella dei due lupi. Attraverso una serie di metafore, tale racconto spiega che gli uomini non sono che la conseguenza delle loro azioni, il risultato delle loro decisioni. Noi esseri umani possiamo costantemente scegliere tra il bene e il male. Tutto dipende dal lupo, buono o cattivo, che è dentro di noi e che decidiamo di sfamare. E molti hanno subito associato ciò alla vicenda di Sona. Molti telespettatori adirati hanno accusato Raffaella di essere una finta buonista, precisando che dopo lo scandalo legato al tronista gay, il programma ha perso credibilità. Altri invece vorrebbero vedere Claudio riapprodare negli studi Helios di Roma, solo per ammettere la verità, in presenza di Mario Serpa, la sua scelta e di Sierra. Altri fans scontenti hanno chiesto a Raffaella di rispondere, senza troppi giri di parole, ad una domanda ben precisa. Sona stava davvero con Juan durante il trono? La risposta non è ancora arrivata e forse mai arriverà. Il pubblico si sente tradito. Per molti Raffaella è complice delle macchinazioni di Claudio. I fans si sentono traditi. Il silenzio degli autori per molti è un'offesa. A scanso di chi l'ha criticata, c'è una buona parte del pubblico che si è sentito in dovere di difendere la Mennoia, sostenendo che fosse all'oscuro degli intrighi dell'ex tronista. Sappiamo che il giornalista Alberto Dandolo, a tempo debito, aveva avvisato Maria De Filippi di ciò che stava architettando Sona all'insaputa di tutti. Perché non sono stati presi provvedimenti subito? Lasciarsi andare a queste supposizioni non fa che alimentare sgomento e malcontento. A breve inizieranno le registrazioni del Trono Classico. Maria De Filippi dedicherà una puntata allo scandalo di Claudio Sona? Accontenterà i suoi fans? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.